Cioè ragazzi, guardate questo video fino alla fine perché ci saranno sorprese. Ma io vi aspetto questa sera 21:30 in live. Decidiamo chi andare a prendere tutti insieme. Poi giochiamo a volta un po' di Ultimate Team. Ma soprattutto lunedì 21:30 sempre in live, la tribuna speciale derby. Sperando bene, non mancate perché sarà assurda. Salve a tutti ragazzi e bentornati Make Show. Siamo tornati con la modalità carriera di FIFA 22 e questa è la Urbe Eterna di Mister Spettacolo. Io vi devo ringraziare per tutto il supporto alla prima puntata. Più di 60.000 mi piace in un giorno. Primi in tendenze sia gaming che generale. Voi non avete idea di dove andremo a finire con questa squadra, che è una squadra di pellegrini. Possiamo giocare con uno che si chiama Culon. Culon. Iniziamo finalmente a fare le cose cicciose e quindi vi sfido. Mi piacerebbe superare anche per questa puntata 50.000 mi piace, cioè. Ma soprattutto avete partecipato in tantissimi, mi avete dato un sacco di nomi. Per quanto faccia un po' ridere che io vi dica no, voglio fare la carriera che sia verosimile o comunque un minimo realistica, l'idea è quella di andare a rinforzare questa squadra. Ci abbiamo solamente 6 giocatori buoni. Buonini poi. Cioè, poi Dario Rossi è proprio il personaggio di default dei libri quelli di scuola. Dario Rossi ha 4 mele. C'ha pure 2 piedi, che te dico. Tra l'altro c'abbiamo pure 2 gatti, quindi. Gli altri sono sotto il 70 addirittura. Quindi la mia idea sarebbe quella di andare a fare un po' una campagna acquisti di una neopromossa che arriva in Serie A e cerca di acchiappare tutto l'acchiappabile. 50 milioni sono buoni, possiamo aggiustarla. Sicuro dobbiamo andare a prendere un centrocampista buono, perché Arnaiz non si può vedere. Gli esterni fanno schifo e vorrei prendere almeno un attaccante. E in più ragazzi andiamo a rimpolpare la panchina, perché come detto abbiamo degli scandali. Ora io darò molta importanza al settore giovanile, perché comunque gli overall ce lo permettono. Se troviamo qualcuno di veramente forte lo possiamo già schiaffa dentro. Se vi aspettate le carriere che abbiamo fatto negli ultimi anni, no, avete sbagliato. Cioè qua non si va a prendere il campione. Vorrei andare a prendere o gente di prospettiva oppure ragazzi gente d'esperienza. Anche perché ragazzi tra un Malì e Gasperoni, cioè guardate la differenza, 78-68. Quindi solo che non è facile andare a trovare dei giocatori che entrino in sta squadra, ragazzi. Però grazie a voi ho tantissimi consigli e quindi ragazzi siamo pronti a rimpolpare sta squadra. Anche se, raga, il sogno è Dennis Vavro, raga. Il sogno è Dennis Vavro insieme a Patrick, che si chiama Gabbarron, no Gasbarron. Però, raga, chi se ne frega, cioè, tanto... Ma chi se ne accorge? Vabbè. Punterei anche ai prestiti e ai giocatori che si svincolano, perché, cioè, De Sciglio, tipo, che è una pippa, però... Sarà meglio dei Sommers che non sa fare 4 passaggi oppure no? Però prima di tutto abbiamo una partita con il Ghent che ha vinto la prima. Vediamo un po' che succede con questa squadra. Allora mi avete detto Mike, ma con quel portiere così scarso, guarda che simulartela è difficile. Possiamo intervenire in qualsiasi momento. Però non so se voglio farlo, cioè la pre-season. Cioè mo qua ragazzi se vince se perde ci portiamo a casa un paio di milioni e non ci frega. No, Arnaiz si è già fatto male. Ma come? Ce ne abbiamo 5-6 forse buoni. No, Arnaiz, grazie del tuo contributo. Io non ho centrocampisti centrali. Tutti dietro, tutti dietro. 1-0, vabbè, pensavo poteva andare peggio, poteva andare peggio. Vabbè, dai, dai. Ma come 2 mesi fuori, Arnaiz? Non ci stanno scuse, bisogna andare a prendere almeno il centrocampista perché non ce l'ho. Vedete, ragazzi? Ancora giorni... Ah! Un giocatore che mi avete consigliato praticamente tutti, perché è sia giovane che De Belle Speranze e Raspadori. Infatti Xavi Simon mi intriga, è un po' pazzo, dai, ci sta. Nei FIFA vecchi diventava forte, mo non so, tanto quest'anno che lo compro io diventa una busta de fave, sicuro, eh? Ecco Leonardo, bastardo. Quando ci stavo io, ragazzi, mamma mia, per comprare un giocatore toccava sudà. Allora, 2 milioni valore attuale. E io allora te do... È in scadenza però, eh? Vieni incontro, dai, Leonardo. Allora, e vieni incontro, dai. 1,8 per Xavi Simon. Cioè, può sta. Cioè, per Xavi Simon, questo vorrebbero Carlos Martins. Manco Carlos Martins sa chi è Carlos Martins. E 300.000. Ma pigliatelo, va. Ma chi se ne frega? Ma davvero devo via Carlos Martins? E pigliatelo. Questa, ragazzi, è la vecchia relazione VSG Mister Spettacolo. Cioè, non so quanto è d'overall Xavi Simon, ma... Avermelo regalato così penso non tantissimo. Però regà, in cuore mio spero che diventi forte. Bene, benvenuto signor Xavi Simon, benvenuto. No regà, sono sicuro che sarà una merda, guarda, ci avrà l'overall più basso degli altri.
Cioè, più basso Dark Knights. Io mi ricordavo che era almeno 70. Ci serve per impolpare, ci serve per impolpare. Allora, no, allora a sto punto un altro centrocampista lo dobbiamo comunque prendere. Thiago Almada. Allora, raga, Thiago Almada me lo scrivete da 3 anni. Sono 3 anni che io leggo sempre Thiago Almada, Thiago Almada, Thiago Almada. Io ci provo a prendermelo quest'anno, ok? Perché agilità 89-99, insomma, sembra un fenomeno. Tutti mi dicono che cresce. Quest'anno, vedete che non cresce? Quest'anno fa schifo. Oh, però, raga, Bernardeschi che tenta la giocata. Bello che lo metti un po' ovunque. Cazzo, io sto beccando tutta gente che è in scadenza, che potrebbe essere un bene perché te la puoi prendere quasi a prezzo budget, però non sapendo quanto è il prezzo di Bernardeschi. La squadra Athletic Bilbao è interessata a acquistare, come si chiama questo? Galimuna per 14 milioni. Allora, da una parte sono un po' indeciso se vendere i giocatori base dell'Urbe Eterna, perché insomma sono un po' memosi, no? Certo, aspetta, raga, c'ho due centrocampisti, se mi vendo pure questo, è vero che 14 milioni magari posso andare a investire. No, la lascio un attimo lì. Allora, ragazzi, senti, facciamo così, simuliamoci veloce. Qua come va, va, non ci interessa. 1-1. Bene. No, 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 ma insomma, una bella squadretta, una bella squadretta. Ci siamo, sono arrivati i resoconti degli osservatori, quindi adesso ragazzi sappiamo più o meno gli overall dei vari giocatori che abbiamo messo sotto occhio, ma soprattutto sappiamo la loro situazione finanziaria. Ragazzi, ci sarebbe sto Timber che su... però 14 milioni. Tipo, questo sarebbe un bel acquisto, 75. Allora, in tantissimi mi avete consigliato Nianzu, che mi dite che diventa fortissimo, però è 71. A me interessa perché c'ha il face scan, insomma... effettivamente potrebbe sembrare, però non me lo prestano, vero? Un 71 che non entrerebbe adesso in formazione, perché Malì e Rossi sono 78. Oh ragazzi, sapete che succede? Io intanto sistemo l'attacco e Giacomo Raspadori 10 milioni. Vedete, 11 milioni ce lo portiamo a casa. Secondo me sono 11 milioni ben spesi. Vale quanto Gatti e Lombardo, quindi ripartiamo dall'Italia. Campione d'Europa, che fai? Che non te lo prendi? Dai, vieni qua Raspa, vieni qua Raspa. Anzi, Ruspa, vieni qua. Mazza, questo si è svegliato adesso, è uscito dal bar. Oh, ma mettitela una giacchetta. È vero che ci ciuccia un quarto del budget, eh? Sappiamo che in attacco ci abbiamo uno buono. Te ne offro 11 e te stai zitto e te li pigli pure. Affare fatto? Affare fatto! Easy, tanto, che ci voleva? Il problema adesso, ragazzi, è sperare che lui venga, perché siamo una neuromossa. Insomma, abbiamo la pilla della squadra un po' de merda. Ok, quanto prende? Raspadò, per te faccio follie. Faccio follie, Raspadò. Raspadori, quest'anno deve essere il mio Boadu. Allora, niente importante, assolutamente. Guarda lui tutto preoccupato. Ma davvero, papà, ci devo andare? Mi pare il Giulio Cesar. Allora inizia qui la nostra scalata verso la gloria. Con Sciacomino, Sciacomino Raspadori. Che spettacolo, ragazzi. Oh, ragazzi, io veramente ho letto più volte Raspadori che il nome dello stadio. Quindi, insomma, a me, ragazzi, sto Thiago Almada mi intrigano un poco. Però 13 milioni se ne andrebbe... no, pure 20, volendo. Allora, è un sacrificio che sono disposto a fare. E lo so, mo mi direte, Mike, ma perché non prendi quelli che ti abbiamo detto? Un altro che mi avete richiesto è tipo Doku. Doku, come si chiama? Quello, l'esterno belga. Ma costa 23 milioni. È impossibile, ragazzi, prendere qualcuno. Cioè, mi sembra che o prendo giocatori in prestito, per come sto messo adesso, cioè, tipo, se mettessero Paredes sarebbe top. Quando te lo danno? Io ho puntato, tipo, che ne so, un Elliott o addirittura un Curtis Jones. Però pure questo, vedi, in prestito non me li danno. E non mi sono mai trovato così in difficoltà. Quelli buonini costano. Allora io ci provo, ragazzi. Anche se le sue statistiche non mi fanno impazzire. Però 19 anni... 71, essi scarso, però rientrerebbe nell'investimento. 5 milioni, 4 milioni, si può provare. Poi ragazzi, si può provare con Almada. E poi neanche a dire che gli scambi i giocatori, perché chi gli scambio, chi gli do? 5 milioni potrebbe andare e ti avanzo pure la rivendita al 15%, dai sti cavoli. 8 milioni non ce l'ho proprio, non ce l'ho da darteli, proprio materialmente non ce l'ho. Posso salire a 6 e fermarci un attimo ad aspettare come evolve il mercato prima di affondare. 8 e 2, tasci 2, oh. Non voglio dire alla corda, ragazzi, ma 6 e 5 per me è un bel investimento, se pensate che ho preso Raspadori. Ok, riflettete, tanto mi dicono di no. Questi poi sono quelli classici, tipo Madueke, questo qui, no? Lo so che diventa un fenomeno, tutti gli anni diventa un fenomeno, però tipo Elliot me lo prestano. Oh, Elliot me lo prestano. Lui lo posso mettere a centrocampo, raga. Boni, boni. E se riesco a prendere lui e Curtis Jones, sto messo a... beh, mezzo... eccolo Jurgen, benvenuto a Roma. Me lo tengo. Guarda quanto è bello Klopp. Quest'anno ho fatto bene, eh.
Tra l'altro Elliot, ragazzi, si è spaccato tutto. Offerta per il cartellino 10 milioni. Ora, raga, 10 milioni, considerando che questo è giovane, potrebbe diventare veramente forte. Nella mia mente è questo. Ci pensiamo tra un anno. Magari tra un anno... Sto dicendo, andiamo in Europa League, ma quando ci andiamo con questa squadra? Magari provandola ad abbassare tipo a 8 e 7. Oh, come? Me l'hai alzata? Non funzionano così le cose, Klopp. No. E niente, però Elliot ce lo prestano. Ci potremmo riprovare, credo. Sperando che sia tanto forte quanto su foot, ok? Onda un po' a scatola chiusa. Già che ci sei, rimani e trattiamo pure lui. Allora, non so quanto costa, quindi andrò tipo di 8 milioni, 9 milioni. L'hanno accettata. Però vogliono la clausola. Allora, no. Aspetta, allora, torniamo indietro. E se io ti dessi di meno? Tipo 8 milioni. Così, ragazzi. Se la matematica non è un'opinione... Affare fatto. Godo, grazie, grazie. Lo congelo, ragazzi, questo lo congelo. E poi, ragazzi, ci sarebbe Almada. Guardate qua, velocità, agilità. Con lui mi se ne andrebbe un bel po' di budget, 13 milioni, 19. Dobbiamo aggiustare un bel po'. Facciamo finta che l'attacco ce l'abbiamo. I due gatti confermati. Ci serve l'esterno sinistro, però magari viene o Elliot o Diallo. Ci servono due terzini, ma qua vi chiedo a voi consiglio. Scrivetemi sotto nei commenti chi possiamo andare a prendere. Con un budget, secondo me, raga, di schifo proprio. Almada, quest'anno è l'anno tuo. Ci provo. Secondo me, se ce lo portiamo a casa per 15 milioni circa, siamo fortunati. E pure questo, ragazzi. Ma tutti con la maglietta così scialli, oh. Avanza. Sarebbe bello, ragazzi, in questo gioco, finalmente... Vabbè, se provo a portare dentro. Ah, vabbè, e se lo porti al ristorante, viene per forza. Qual è Almada? È il vecchio? Ma chi si è portato? Eccolo qua. Ragazzi, se non cresce quest'anno, se quest'anno non diventa un fenomeno come tutti gli anni scorsi che mi avete detto Almada, Almada, Almada... Mamma mia, divento pazzo. Sì, sì, che so tutti quei soldi. Mi sa che un bonus per la firma glielo dobbiamo dare, su. 85.000 te stai a papà, su. Guarda lui che dice, dai, 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 che ci voglio andare a giocare. E vai, sì, contento come mister, dai. Oh, ragazzi, se non cresce. Tra l'altro pure lui è 74. Vedete quanto andiamo a spendere per dei giocatori che comunque hanno un overall relativamente basso. Beh, Almada può giocare praticamente ovunque, ragazzi. Per il momento se ne va lì. Se avete un consiglio da darmi per quanto riguarda il piano di crescita, fatemi sapere, perché al momento lui sarebbe un COC. È vero che corre tanto, però passaggi stiamo messi male, quindi... Forse dovrebbe aumentare un po' questa statistica così. Ma perché, raga? Ma un Patrick Gasbarron non lo lascio là. Ed è Filippo Gasperoni, dai. Dai, Maurizio, un milione Gasparoni. E Patrick è pure troppo. No! A 3 milioni e 4. Mazza, Mauri. Mazza, Mauri. Dammi Gasbarron, su. 2,8. Oh, è preso, è preso! No, è finita, è finita, è finita. Non vado oltre, mi fermo qua. 50.000 mi piace e lo prendo. Oh, pure DC, DD e D. 50.000 mi piace, siete voi protagonisti. Continuate a suggerirmi sotto nei commenti nuovi acquisti da fare, considerando che cosa? Che abbiamo circa 10 milioni di budget. Abbiamo una richiesta da 14 per Gallimuna, ma se lo vendiamo, che è il nostro centrocampista più forte, poi dobbiamo andare a investire. E soprattutto dobbiamo prendere dei terzini. Insomma, abbiamo una squadra un po' così. Piano piano l'aggiustiamo, piano piano l'aggiustiamo. Un saluto a tutti, amici, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!